Buonasera, terzo appuntamento con la trasmissione Lo Screen. Abbiamo lasciato la scorsa settimana sui problemi di cultura interreligiosa, abbiamo ascoltato l'amico Fabio Grassi. La trasmissione anche attraverso YouTube, ho visitato un po' il canale YouTube dove viene anche mandata la trasmissione, oltre che sul nostro canale, naturalmente, è stata molto seguita e questo mi fa piacere. Oggi invece parliamo di un altro aspetto della cultura, nel senso più alto, più bello e solidale della parola. Oggi il tema della puntata dello scrigno è cultura e solidarietà. Lo facciamo e cultura e solidarietà attraverso il messaggio musicale, quindi attenzione. Lo facciamo grazie alla presenza in studio di, io chiamo Patrizia Girardi, è una collega di ASL, la dottoressa Patrizia Girardi, dirigente, ma in questo momento è cantautrice, ecco, che ci propone, così, la sua storia di cantautrice, di madre, di donna impegnata nel sociale, al fianco di categorie deboli, ma al fianco anche della società civile per messaggi di pace, di amore, di solidarietà e di impegno civile. Bene, quando nasce questa passione per la musica in Patrizia Girardi? Nasce la passione per la musica, nasce con mio padre, perché mio padre è un suonatore, suona la chitarra, suona prima la chitarra per diletto. Io quindi da bambina ammiravo mio padre che suonava questa chitarra, non vedevo l'ora di acquistare. Infatti a 18 anni il primo regalo è stata una chitarra. Quando hai pensato che la musica dovesse diventare, oltre, come dire, il piacere di suonare qualcosa, un momento di educazione alla solidarietà? Beh, io l'ho visto come un fatto, è uscito proprio naturale, nel momento che Ecco, mi è con te, venuto, sì, insomma, è facciamo. venuto così, ascoltavo delle persone, ascoltavo storie di persone e mi immedesimavo un po' nei loro problemi e cioè, ho pensato che con la musica qualche cosa di portare fuori i loro problemi per interessare la gente. Da quanto scrivi musica e parole? Quando scrivo, beh, anche quando tu sai, io faccio dei sopralluoghi all'ASL, anche quando vado a fare i sopralluoghi mi fermo un attimo con la macchina, tutto quello che mi viene da scrivere lo Dico, ma il scrivo. momento in cui è scattato proprio il bisogno di scrivere, quando è stato, più o meno biograficamente Beh, parlando? biograficamente ho scritto da sempre, un Da po' da sempre. sempre, da come ho Beh, cominciato a allora, suonare questa senta, oggi siamo, chitarra. ci prepariamo alla settimana pasquale, quindi questa trasmissione credo che sarà inviata più di un'altra, oltre che questa sera andrà in onda anche domani pomeriggio alle 4. Ricordo che siamo alle ore 22 di sabato e quindi poi andrà domani anche alle 16. Detto questo, la prima canzone, un sintomo raro. Dedicata alle malattie rare. Ecco. Una bambina, sono venute mamma e figlia a parlare con me un giorno nell'ufficio. Io ho guardato queste due persone È e ho uscita visto, questa è canzone. uscita questa Non canzone perché si fermiamoci sulle. parlavano, Ecco. parlavano con gli occhi. Bene, prego, te la telecamera. Raramente si parla di te, raramente capisci cos'è. Raramente le cose non dette diventano scritte e servono per te. Raramente, ma capita a me dimmi raro che sintomo è. Non so dirti, sai mamma, cos'ho. È raro, ma ti curerò. E cammino nel buio, cammino, ricerca e speranze, mi sono vicino. E cammino e ti prendo per mano, cercando nel mondo qualcosa di te. E cammino con te, io cammino, ti guardo negli occhi, ti leggo e respiro, sognando speranze, cammino nel buio, racconto qualcosa di te. Raramente c'è chi ti vedrà, raramente chi ti incontrerà. Nella mente si farà domande e senza risposte si addormenterà. Ma l'amore che sento per te è la forza più grande che c'è. Meno male c'è chi mi comprende, ci crede, mi prende, cammina con me. E cammino nel buio, cammino. Queste canzoni di
amore, di solidarietà nascono negli incontri, nascono nelle esperienze di vita. Ora un'altra grande, forse la più bella esperienza della tua vita, dedicata a tua figlia, questo grandissimo incontro. Io vorrei dare e anche a questo grandissimo scontro, perché questa canzone nasce proprio da un grande scontro tra me e mia figlia. Bisogna spiegare perché. È chiaro, noi quando parliamo di incontro, un incontrare un figlio significa accettare, no, tutte le sue valenze relazionali, anche delle incomprensioni, qualche ingratitudine momentanea, ma poi se la paternità e maternità è vera, voglio dire, poi il tempo, non solo i metodi pedagogici, fa la sua parte, insomma, e gli esempi di vita. Tua figlia come si chiama? Paola. Quindi la dedichi a Paola. Paola, ed è la storia per la sua adozione, che comunque ha accettato, sai, un po' sulle sue, però ecco, poi ci Ogni siamo. Paola è contenta, certo. Tranquilla, noi non entriamo nel merito della storia. È molto bello tu questa come dire, comunicazione aperta proprio con il cuore. Quindi ascoltiamo questa bella canzone dedicata a mia figlia. La 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 la. La 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 la. Forse sarà che non avrai avuto una ninna nanna la prima sera. Forse mi è capitato di farla a chi non mi apparteneva. Forse che non avrai avuto chi ti stringeva forte senza farti male. Forse soltanto che ti ho immaginato senza poterti avere. Tu non lo sai com'è, io non lo so com'è. Quello che importa adesso è che lo viviamo io e te. Na 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 na. Sarà stato facile darti risposte per il passato. Quante domande ancora senza spiegarti perché è accaduto. Io non so dirti niente, solo quello che ho saputo. Che sia stato vero o no, ti ho amato quando ho rischiato di averti perduto. Tu non lo sai com'è, io non lo so com'è. Quello che importa ancora è che ci siamo io e te. Non ti scrivo queste parole solo per intenerirti il cuore. Quello che voglio darti è questa lettera d'amore. Tu non lo sai com'è, io ti dirò com'è. Solo che tu sia felice, quello che desidero per te. Tu non lo sai com'è, io lo vorrei per te. Quello che importa ancora è che ci sono insieme a te. Na 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 na. Una canzone mi ha fatto tanto riflettere su una storia che in qualche modo ho vissuto. Cioè, un giorno facevo una consulenza proprio risponde a questa i contenuti di questa bellissima canzone che tu hai scritto, e c'era un padre da una parte, una figlia dall'altra. A un certo punto questo padre saggio, anziano, ormai un po' stanco anche, questa figlia, così in maniera molto dura, disse: ora voglio sapere tutto, questa storia di adozione. Il padre la guardò, io ero lì, presente,
che così ascoltavo questa storia, perché c'era stata questa famosa conflittualità di cui tu parli, il padre la guardò negli occhi e le disse, cioè, in maniera molto saggia, molto ferma, ma negli occhi le disse: io a te non ho niente da dirti. E allora la ragazza rispose in consulenza, dice: come non hai niente da dirmi? La mia storia, la mia vita, il mio passato, quello che prima di arrivare qua, chi sono? La risposta del padre, di rimando, la guardò di nuovo negli occhi e disse: tu sei qua, io sto qua, questa è la storia. E mi commosse. No, sono storie di vita, quindi grazie per questa cosa molto bella. E proponici ora un'altra canzone, un altro canto, il dono. Il dono, il dono scritto per la donazione di sangue, sì. Ed è stata, ed è adesso l'inno dei donatori di sangue del gruppo Fratres di Montella. Hai un po' di sangue, lo chiedono a me. La sacca piange se sangue non c'è, un intervento, emergenza che hai, come l'affronti se sangue non hai? Dice chi chiede, ho bisogno di te, ma non ha voce per chiederlo a te. Dice chi dona ad ognuno che andrà, pensa al mio sangue, la vita ti dà. Dentro una lettera io ci sarò, abbio zero il mio sangue ti do, goccia su goccia d'inflebbo per te, dentro il tuo corpo avrai un po' di me. Hai un po' di sangue, non chiederlo più, dentro la sacca ci sarai tu, con più o meno il fattore che hai. Dona il tuo sangue, dona di cuore, lo avrai. Dona di cuore, lo avrai. Dona di cuore. Bene, grazie. Penso che questa canzone avrà toccato il cuore di tutti i donatori, senz'altro. Oggi non vogliamo cadere nelle vibrazioni di tipo intellettuale parlando di cultura, altre cose. Vogliamo offrire dei versi che Patrizia dona all'intera città, all'intera provincia, per chi la guarda via satellite, questa trasmissione. Un'altra poesia molto bella che ci fa capire come il messaggio d'amore può passare attraverso le parole, e Mamma Coraggio. Ecco, ci spieghi la storia di questa canzone? Dunque, mi chiesero di scrivere una canzone per proprio una mamma che doveva cantare la Ninna Nanna la notte del terremoto, comunque al suo bambino. E io ho pensato, è vero, c'è qualche mamma che ha cantato questa Ninna Nanna in questo momento di disperazione, ma quanti terremoti abbiamo nella vita? Un terremoto di una malattia. E dobbiamo dare noi da mamme comunque il coraggio, sempre. Notte che scura, notte paura, notte che viene, via sarà, notte preghiere, baci, carezze, cuore di mamma ti stringerà, notte non dormi, notte se svegli, sulle macerie ancora cadrai, notte non trovi letto che aspetti, tutti accampati a terra vedrai, mamma coraggio, non dirgli il peggio, con il tuo bimbo ancora sarai, stringi la mano, cerchi il suo viso, ed un sorriso ancora gli fai, mamma coraggio, trema la terra, ma tra le braccia lo stringerai, non so balzare mentre si aspetta chi la speranza poi ti darà. Notte di freddo, notte di fango, lontana notte di stelle blu, notte in silenzio per invocare, Signore mio, aiutaci tu. Notte di un bimbo che cerca il volo, che cerca il sonno, che cerca te, come farò io che ho perso tutto a raccontarti storie di re, mamma coraggio.
non dirgli peggio, con il tuo bimbo ancora sarai. Stringi la mano, cerchi il suo viso ed un sorriso ancora gli fai. Mamma coraggio, trema la te, ma tra le braccia lo stringerai. Non sobbalzare mentre si aspetta chi la speranza poi ti darà. Mamma coraggio, non dirgli peggio, con il tuo bimbo ancora sarai. Stringi la mano, cerchi il suo viso ed un sorriso ancora gli fai. Mamma coraggio, trema la te, ma tra le braccia lo stringerai. Non sobbalzare mentre si aspetta chi la speranza poi ti darà. La, la, la. La trasmissione quasi volta al termine, perché purtroppo, voglio dire, queste, ne ascolterei tante di canzoni, forse anche i telespettatori si arrabbieranno con me di questo, no? Limitare un po' la trasmissione. Volevo soltanto cogliere l'occasione per il 7° concorso artistico letterario, il Centro Nazionale di Malattie Rare ha fatto questa bellissima pubblicazione dove sono anche pubblicate le tue poesie, le tue canzoni. Ecco, ripeto, c'è pubblicazione del Centro Nazionale di Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità. La gente di Avellino è straordinaria, è presente dappertutto, i figli di questa, dappertutto, in tutto il mondo, i figli di questa terra. Chiudiamo la canzone senza più parole, dette da me, ma da te, è proprio un verso completo della canzone, augurando veramente a tutti voi una felice settimana. Poi venerdì prossimo, non lo so se potrò fare la trasmissione, venerdì santo, quindi non so se farò la trasmissione. Intanto faccio gli auguri a tutti voi per questa settimana santa che vivrete. Grazie Patrizia Girardi, il messaggio che abbiamo tentato di far passare è che la cultura passa attraverso la musica e i sentimenti, la cultura e i sentimenti possono fare molto per questa umanità e per chi è in difficoltà. Patrizia, chiudi soltanto. Riprendo col sintomo raro, perché è la cosa più importante di queste malattie rare. Auguri a tutti voi. Raramente si parla di te, raramente capisci cos'è, raramente le cose non dette diventano scritte e servono per te. Raramente, ma capita a me, dimmi raro che sintomo è, non so dirti sai mamma cos'ho, è raro ma ti curerò. E cammino nel buio, cammino, ricerca e speranze, mi sono vicino. E cammino e ti prendo per mano, cercando nel mondo qualcosa di te. E cammino con te, io cammino, ti guardo negli occhi, ti leggo e respiro. Sognando speranze, cammino e nel buio racconto qualcosa di te. Patrizia, auguri a te, grazie, tuo marito, che tutti, siete una grande coppia, avete una grande figlia, auguri a tutte le famiglie, grazie, di coloro che ci sono in ascolto e coloro che non ci ascoltano, auguri di una serena e felice Pasqua alla luce dell'amore e della solidarietà e della comprensione. Auguri di una buona Pasqua. Auguri. Arrivederci.